non è un accademico, lavora in questo progetto di blockchain, quindi adesso ci parlerà Marca. Io ho avuto questa è stata una breve collaborazione anche con loro, però quello di cui parlerà è tutta farina del suo sacco, diciamo. Siamo contenti di avere anche queste persone, cioè non solo accademici che vengono e raccontano le loro cose, cioè per noi della Decifris è importante questo scambio, interazione tra il mondo accademico e il mondo delle aziende, delle start-up, eccetera. Ok, prego. Mi presento, mi dice il professor Sala, sono Giovanni, sono project manager presso Aivio, dove stiamo lavorando per il progetto Hackamaca, che praticamente non è composto da una sola parte, ma da più livelli. Una parte sono gli smart contract avanzati che vengono realizzati dal professor Fausto Spoto dell'Università di Verona. E quello invece di cui parleremo oggi è la T-FOS, una variante della Proof of Stake che abbiamo implementato appunto per non utilizzare la Proof of Work in questo tipo di blockchain. Vorrei ringraziare il professor Sala che ci ha aiutato a dare una forma e a stabilizzare questa prova, perché è una cosa nuova, e direi di cominciare con un'introduzione per capire perché abbiamo scelto questa strada e non abbiamo utilizzato le soluzioni ai problemi già esistenti. Come esempio ho preso PDFT, come avete visto anche Libra, grazie per l'introduzione su Libra e sul BFT, perché è veramente un argomento spinoso e con un sacco di varianti, quindi sono fortunato a venire dopo che mi hanno già aperto la strada. Quello che ho preso come esempio è l'algoritmo classico di Barbara, non riuscirò mai a leggere il nome, Liskov e Miguel Castro, del 1990, dovrebbe essere questa variante. Diciamo che è un buon esempio perché non è Byzantine Fault Tolerant, la versione base, ma è una versione già ottimizzata e permette di vedere gli aspetti positivi e negativi di questo approccio. Diciamo che in linea di principio negli algoritmi di PDFT nodi sono ordinati in sequenza, quindi basta che esista un ordinamento sui nodi. Una volta che esiste questo ordinamento, si dividono insieme in due categorie, primari e secondari. I primari sono quelli che prima vedevamo, N1 e leader, per esempio. I secondari sono tutti gli altri. L'ordinamento è di tipo fluido, non è chi è primario una volta non è primario nei round successivi, questo per garantire l'equità dell'algoritmo e per evitare di avere singoli point of failure. Quindi esiste un algoritmo che pesa e decide chi diventa leader, che era appunto hot stuff, introduce l'algoritmo di pacemaker, ecco, quello che permette di switchare, di ruotare tra leader e secondari, un punto critico degli algoritmi di PBFT. E infine la decisione viene presa a maggioranza in questi algoritmi. Quando si vota su qualcosa, l'idea è che i nodi sono live, e votano a maggioranza. Diciamo ora, generalmente su BFT il limite è un terzo. Ci sono ottimizzazioni che alzano il limite a scapito del numero di nodi, abbassano il limite, ma in linea di principio è un terzo il limite di fallimenti tollerati. Quindi un 33, se la percentuale di nodi in fallimento supera il 33% o di malevoli, perché stiamo parlando di nodi generici che possono avere problemi o loro un problema, oppure essere stati artificialmente modificati per non seguire le regole di chain, si ha la possibilità di alterare i risultati o comunque di interrompere o degradare l'algoritmo. Passiamo a una breve analisi di complessità su PBFT, è un esempio molto semplice. In PBFT si definiscono una sequenza di regole che sono le regole di inizio del protocollo. Quindi key può essere un timer oppure può essere una chiamata, una transazione. Comunque in questo caso supponiamo che una transazione possa avviare l'esecuzione di una decisione in BFT, quindi abbiamo
un client e un nodo scelto come primario e le relative repliche. Il client inoltre ha una richiesta alla rete. La richiesta viene presa in carico solamente dal primary. Questo per evitare flooding, diciamo, una delle ottimizzazioni è come, beh, lì c'era N1 che prendeva in carico, Hotstuff è proprio la versione ottimizzata, in versione, la scelta più semplice è chi è scelto primary è l'unico che prende in carico le richieste, gli altri le ignorano. A questo punto si passa alla fase successiva di inizializzazione, dove chi ha preso in carico le richieste, magari in pacchetta, e invia avvia l'inizializzazione del protocollo inoltrando le richieste a tutte le repliche. In questo modo tutti i decisori sono informati di quello su cui dovranno lavorare. È una versione semplificata, quindi, ma non vi sto a spiegare, non sto a inserire singoli messaggi, è solo per vedere che cosa succede. Fase di pre-initialization, poi fase di preparation, che è quella dove si coordinano in modo da essere i nodi si coordinano per lavorare sullo stesso insieme e controllano la liveness tra di loro. A questo punto, una volta arrivata alla fase di preparation, ogni freccia rappresenta un messaggio, si esegue il commit, cioè la vera e propria votazione, ognuno decide e richiede i voti degli altri. Come vedete sono un bel po' di messaggi in questo genere di approccio. Comunque, alla fine il commit funziona in questo modo: io ho una soglia M, nel principio questa soglia M è un terzo dei nodi che partecipano al protocollo. Quando io ottengo M+1 messaggi, io posso dire di accettazione, per esempio, se stiamo parlando di un voto binario, io accetto l'oggetto su cui stavo votando. M è anche la soglia che determina il numero di nodi malevoli. Se io ho M+1 nodi malevoli, questi possono indurre ad accettare un messaggio non valido. Alla fine della fase di commit, in pratica, si risponde al client con il messaggio. E con questo si termina, diciamo, un'esecuzione semplificata di BFT. Diciamo che ci sono ottimizzazioni che lo linearizzano, ma lo linearizzano con assunzioni forti. In linea di principio è un quadratico, non proprio un quadrato, ma un 1,5 come è il numero dei nodi al numero di messaggi, come complessità. Bene, quindi diciamo che è un buon protocollo, è molto pratico su un numero ristretto di nodi, va bene su sistemi che hanno un network, per esempio se io devo coordinare un cluster di server, la connessione di solito tra questi cluster è estremamente affidabile e ridondata, quindi io posso garantire la proprietà di liveness, la velocità di verifica dei nodi e quindi eventualmente switchare velocemente il leader. Diciamo che PDFT era nato per coordinare dei core, dei processori, quindi basti sistema estremamente veloci ed affidabili. Per scalare richiede la gerarchizzazione, qui non se ne esce. Hotstuff, ecco l'esempio, come scalo, concentro tutto in modo da velocizzare il protocollo riducendo il numero dei messaggi, perché mando tutti a un unico punto. E l'aumento del livello di sicurezza è inversamente proporzionale alle performance. Cosa vuol dire? Che io posso alzare l'un terzo, ma vuol dire che io devo attendere un maggior numero di voti, e quindi se supponiamo ho da 3 passo a 4 e il quarto votante è rallentato, io devo comunque attendere il tempo peggiore nel submit dei voti. Quindi, ecco, richiede e poi un cosiddetto algoritmo di pacemaker che gestisca i nodi primari e secondari. Questo è un ulteriore livello di complessità e un ulteriore punto di fallimento. Diciamo che in ambiente chiuso è un ottimo algoritmo, in ambiente aperto presenta delle forti limitazioni, soprattutto se si vuole scalare. Allora, per questo abbiamo optato per uno sviluppo di un nuovo approccio che non avesse queste limitazioni. Quindi nel caso migliore, vediamo.
una minimizzazione dell'attività sul network, quindi se il nostro network è inaffidabile, avere tanti messaggi vuol dire avere tante possibilità di fallimento e quindi avere tante ritrasmissioni, quindi deve essere un protocollo che nel caso migliore ha un numero lineare di messaggi. I nodi sarebbe meglio che non parlassero tra di loro per prendere ogni decisione. In BFT, quando un nodo deve accettare una decisione, attende anche i voti degli altri. Quindi tecnicamente per ogni decisione io devo parlare con ogni altro. Quello che volevamo ottenere è invece che un nodo, ricevuta una richiesta, decidesse autonomamente, conoscendo ovviamente la storia precedente. Stiamo parlando comunque di un protocollo di rete dove c'è da raggiungere un consenso, e il raggiungimento di questo consenso comunque richiede che i nodi si parlino, però non così attivamente. Poi la possibilità di bilanciare un controllo, si tratta di una prova che deve essere molto simile alla proof of work, quindi decentralizzata e con un controllo bilanciato. La proof of work ha il problema della centralizzazione, tutte queste prove hanno un problema di centralizzazione, perché nel momento in cui io scelgo una risorsa, chi possiede la maggioranza di quella risorsa le controlla. Diciamo che questo tende a imporre delle limitazioni, che anche chi possiede una grossa quantità di questa risorsa deve comunque contribuire al network in proporzione appunto a quanto ne possiede. Per esempio nella stake, chi ha tanta stake dovrà contribuire di più al network di chi ne ha poca. Infine il livello di tolleranza, non un 33%, ma abbiamo puntato, si spera, a elevarlo al 50% più 1, quindi arrivare a una cosa molto veramente simile alla proof of work. Prendiamo ora i principali attori di questo tipo di prova, sono i nodi di mining. I nodi di mining sono quelli che eseguono il protocollo e hanno diritto di voto. Poi ci sono i nodi di replica. I nodi di replica sono esattamente identici ai nodi di mining, nel senso che ricevono blocchi e transazioni, eseguono per blocchi e transazioni la verifica, ma non possono votare sul network. E infine gli holder. Gli holder, trattandosi di una proof of stake, qual è la risorsa scarsa? Nella proof of work è la potenza di calcolo, nella proof of stake è il token di chain. E grazie al token di chain io vado a eleggere i nodi di replica o di mining. I token della blockchain in questo caso sono due, per ora ve li illustro velocemente quali sono il green token, che è un token equivalente all'ADA di Cardano, è un token totipotente, nel senso che può attivare i nodi, può trasformare un nodo di replica in un nodo di mining se è puntato tramite una transazione di stake su quel nodo, dà diritto a ricevere i reward perché si tratta di una prova in cui c'è sia generazione di Coinbase che pagamento di fee, quindi solamente possedendo il token verde si può accedere ai reward, e infine paga ovviamente le fee delle operazioni sulla chain. Esiste poi un secondo tipo di token, il red token. Questo red token serve solo a pagare le operazioni sulla chain, non può essere usato per avere controllo. Io non posso usare la mia stake in red per attivare nodi di mining. Questo è solo una breve introduzione su questa parte, ci fermiamo qui. Come si organizzano i nodi? In questa proof of stake non si vota direttamente su un server, perché sarebbe una cosa controproducente. Qual è il motivo? Che se io voto direttamente sull'indirizzo di un oggetto fisico, e questo oggetto fisico ha dei problemi perché è un oggetto fisico, come gestore del server io controllo la macchina ma non controllo le puntate, perché le puntate sono fatte con le chiavi private di chi, degli utenti, degli holder. Quindi io metto a disposizione il mio server per eseguire la prova, il mio cosiddetto nodo di replica, ricevo le puntate e diventa il nodo di mining, però se fosse direttamente l'oggetto fisico e avesse dei problemi o dovesse fare manutenzione schedulata, non è che io posso prendere quelle puntate e spostarle dall'indirizzo
da un indirizzo a un altro, perché questo richiederebbe l'uso delle chiavi private degli holder. Allora qual è il sistema? Chi vuole attivare un diventare miner definisce un advertising address o un indirizzo, una specie come quando voi andate su google.com, non andate sul server di Google, esatto, voi andate su una specie di indirizzo di cluster virtuale che divide il lavoro su un gruppo, su un sottogruppo di indirizzi. Questi sono i cosiddetti indirizzi di overflow. In pratica, gli overflow sono i veri nodi effettivi, sono indirizzi associati a server fisici, mentre i main sono indirizzi di advertising su cui vengono fatte le puntate. Perché questa separazione? Perché in questo modo, se io devo sostituire un overflow, l'overflow lo controllo tramite le chiavi private del main e posso switchare i server che lavorano in caso di problemi. Ecco, questa è l'idea alla base di questo tipo di struttura, quindi la semplificare la gestione del server. Poi un'altra cosa importante, gli overflow generano i blocchi e li firmano e li timbrano. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che una chiave di overflow deve essere disponibile all'interno di un server fisico. Un server fisico non è possibile dichiararlo sicuro, è sempre possibile che venga hackerato o che ci sia un bug nel programma che fa uscire la chiave privata. A questo punto io devo avere la possibilità di rimuovere un overflow e sostituirlo con uno funzionante o correggere la chiave. La chiave di main entra solamente nel processo di setup, quindi può essere tenuta su un sistema air gap, cioè non collegato a internet. Io genero la transazione che configura gli overflow, alla fine è solo un indirizzo di advertising all'interno di una blockchain, e il main non è mai online. In questo modo la chiave principale del nodo, quella su cui sono fatte le puntate, non è esposta ad attacchi, ma sono esposte ad attacchi solamente le chiavi delle repliche che possono essere sostituite. Ecco, poi questo è una proof of stake che crea l'equivalente dei mining pool. Chi ha un po' di familiarità con la proof of work sa che non si mina di solito direttamente sulla chain, a meno di non avere capannoni e capannoni di schede video, ma ci si aggrega in pool. Questo praticamente è l'idea di un pool, questo è l'indirizzo di pool e questi sarebbero i miner nel nostro caso. Perfetto, e infine garantire la ridondanza, più server più ridondanza. Distribuzione del lavoro, come funziona? Prendo diciamo il tempo e lo devo dividere in sezioni. A partire da un istante zero lo partiziono in epoch. Ogni epoch è uno slot, è uno spazio temporale, questo è l'avvio della chain, il momento distante in cui viene creato il blocco. Da quel momento in poi il tempo viene diviso in epoch della durata di 8 giorni e 8 ore. Ogni epoch a sua volta è suddivisa in slot. Gli slot sono frazioni di 30 secondi. Ad ogni slot può corrispondere al più un blocco oppure niente. Perché poi vedremo il motivo per cui ci sono i vuoti, sono ammessi i vuoti. Comunque, ogni slot è 30 secondi, in un epoch ne esistono 24.000. Una struttura molto semplice, quindi il tempo è diviso in frazioni di 30 secondi, le frazioni di 30 secondi sono raggruppate in blocchi da 24.000, questi blocchi da 24.000 definiscono l'epoch. A questo punto vediamo come viene assegnato il lavoro sulla chain. Io qui ho semplificato un attimo lo schema. Come vi dicevo, i nodi di main ricevono la stake, ma chi lavora è gli overflow. Quindi in realtà la stake raccolta da un main viene poi divisa sui suoi overflow e poi sono gli overflow che vengono effettivamente assegnati al lavoro. Per semplificazione, in realtà queste sono le stake raccolte dai main, una semplice visualizzazione. Prendo la mia sequenza di slot in una determinata epoch e che cosa faccio? Tramite un algoritmo, una VRF, una verifiable random function, eseguo una ridistribuzione delle stake, una ridistribuzione proporzionale degli slot in base alla stake di ogni main.
quello che succede è che a ogni slot viene univocamente assegnato un main. Quindi viene in ogni partizione temporale uno e un solo nodo può generare un blocco. Ecco perché ammettiamo i vuoti. Se main 2 non è disponibile nella sua finestra temporale di 30 secondi, quindi se l'overflow disegnato da main 2 non è disponibile nella finestra temporale di 30 secondi in cui deve generare il blocco, io ho un bottom, un blocco vuoto. Ecco perché dicevo nella chain ammettiamo i blocchi. Questo calcolo viene fatto a priori, torno velocemente indietro su una slide, eccola qui. In pratica questa è una suddivisione di epoca. Definisco un punto che si chiama evaluation point a un terzo, per esempio, dell'epoca 13. Come vedete, l'evaluation point dell'epoca 13 determina la distribuzione dell'epoca 14. Questo per dare tempo alla chain di consolidarsi, perché come ogni chain, cioè è una finalità probabilistica. Quindi io in questo punto ho atteso circa 4 giorni, quindi mi aspetto che il risultato sia decisamente stabile, e in base a ciò che è successo fino a questo punto determino la distribuzione nell'epoca successiva. Quindi le transazioni di stake, che sono quelle che configurano i nodi, in questo caso Alice punta 500, Carol punta sul main di Alice 500 token. Poi Bob fa una stakeando, vuol dire che cancella tutte le puntate che aveva fatto fino a quel momento. E infine Bob punta sul main di Alice 1500 token. Che cosa succede? Che queste tre transazioni avranno effetto sull'evolution point e quindi sulla distribuzione nell'epoca 14. Questa pay invece, che cambia per esempio la quantità di token di Bob e quindi la sua capacità di fare staking, non avrà effetto nell'epoca 14, ma solamente nell'epoca 15, perché è arrivata dopo l'evaluation point. Quindi verrà valutata in questo punto e avrà effetto su questa epoca. Effetto e fini della valutazione. Esatto. Effetto di spostamento di soldi è istantaneo, effetto ai fini della valutazione di qual è la... Ecco. Devo introdurvi una cosa. Io posso fare una puntata oltre il mio bilancio. Quindi se io posso puntare tipo 1 milione di token su un indirizzo. Però che cos'è l'evaluation point? È la valutazione della copertura. In pratica, se io ho puntato 1 milione di token ma ne ho solo 500, io ottengo una accepted bet di 500. Che è solamente la parte che ovviamente posso coprire. Io posso dichiarare una puntata di qualunque dimensione, in realtà viene sempre nel punto di valutazione vengono valutati solamente i token realmente disponibili. Perché si usa questa tecnica di valutazione puntuale? Perché sennò io congelerei i token. Io potrei sequestrare i token, a dire quando uno fa una puntata dico non li può più spendere, ma questo bloccherebbe, mi renderebbe la moneta principale della chain tutta in stake congelata e non potrei più muoverla, fare transazioni, perché lo scopo del green token è essere autonomo e indipendente. Quindi io faccio la puntata all'epoca 8000, allo slot 8000 che è un terzo di 24000, mi assicuro di avere i token necessari a coprire la puntata. Per tutto questo tempo lavoro con i token, faccio le pay, ricevo le transazioni, pago gli smart contract e devo solamente al prossimo punto di valutazione assicurarmi di avere i token per coprire le mie puntate. In questo modo riesco a mantenere liquida la moneta. Ecco, scusate, andiamo avanti, torniamo dove eravamo. Qual è il problema di un sistema basato sulla stake implementato in maniera brutale, cioè così, nel senso io ho una puntata, decido, no? Che tende all'efficienza, cioè alla minimizzazione del numero dei nodi e alla minimizzazione del numero dei nodi, che è contrario all'affidabilità.
più server e più nodi ci sono nella rete, più la rete è ridondata. Ok, questo era quel discorso che dicevamo prima. I main non controllano le chiavi private degli holder, quindi non possono fare la gestione. Ecco, e una considerazione da fare è che se uno possiede una grossa quantità di stake, una grossa quantità di moneta, io non gli posso impedire di attivare un alto numero di nodi. È sua, può fare quello che vuole. Quindi viene introdotto. Poi dormono. Esatto, è quello il problema. Quindi devo introdurre un sistema di bilanciamento che permetta alla rete di raggiungere una dimensione ottimale, che mantenga la rete in un range ottimale. In questo sistema i nodi di mining hanno un numero minimo e un numero massimo, cioè un range minimo e massimo. I nodi che lavorano all'interno di questo, diciamo, è definito per esempio nel protocollo reale che siano almeno 200 nodi. Almeno 200 nodi di base e al più 400 nodi. Al più è molto semplice perché impongo una stake minima sopra la quale la moneta è limitata, impongo una stake minima sopra la quale non divento nodo di mining e con questo riduco il numero dei nodi. Invece la parte inferiore indurre il numero minimo di nodi, questo è un problema più grande. Per fare questo devo introdurre delle penalizzazioni, dei sistemi che penalizzino chi concentra troppa stake in un unico oggetto fisico. Perché un unico oggetto fisico può fallire e, come abbiamo visto prima, in questo tipo di prova gli slot sono assegnati in maniera univoca e non rivalutabile per 8 giorni. Quindi se un unico oggetto fisico controlla tipo il 50% degli slot e ha un problema e va offline, mi perdo il 50% dei blocchi della chain. Quindi deve essere estremamente sconveniente concentrare le risorse in un unico oggetto fisico. Per attuare questa strategia io posso utilizzare delle penalizzazioni attive o delle penalizzazioni passive. Una penalizzazione attiva è il coin slashing. Quello... coin slashing o no? Comunque il coin slashing mi pare anche proposto nel protocollo. Alcune blockchain utilizzano un sistema per cui se io metto a stake dei coin e poi non partecipo alla votazione, nel ledger che viene generato parte di quei coin mi viene distrutta. Sì, è un po' brusco e soprattutto trattandosi di un meccanismo attivo, se io sono un competitor in questa cosa potrei tentare di abbattere gli altri nodi per fare in modo che vadano in coin slashing, quindi perdano perdano parte della loro stake, perdano potere di controllo e quindi io mantengo la mia stessa quantità di token, però relativamente al mondo, visto che gli altri sono stati slashati, aumento di peso. Questo è un problema delle penalizzazioni di tipo attivo. Ci sono delle penalizzazioni passive invece più simili a quelle che utilizza Cardano, che sono per esempio una mancata generazione del Coinbase. Se io ho definito un numero di server tra, mettiamo, i 3 nodi, tra i 200 e i 400, vuol dire che un nodo avrà un range operativo, avrà un numero di slot associati che andrà da 60 a 120. Nel momento in cui un nodo ha più stake di quella necessaria ad arrivare ai 120, ne ha per esempio 240 slot, quindi ne ha per 240 slot, che cosa succede? Che lui può inviare fino a 240 blocchi. Allora che cosa si fa? Per i primi 120 blocchi, quelli che si dice minati regolarmente, io applico io gli pago il Coinbase. Per i successivi 120 blocchi il Coinbase non viene generato. Se genera Coinbase in questi blocchi, i blocchi vengono rifiutati. Un'altra cosa è il congelamento dei fondi.
Che cosa succede alle fee create nei blocchi oltre il limite? Io ho due opzioni, posso bruciarle oppure le posso congelare. Perché bruciarle non è proprio, diciamo, la migliore delle opzioni? Perché questo tipo di prove generalmente si basa sulla valutazione del peso di chain, cioè di quanta stake è stata caricata sulla chain. Nel momento in cui io brucio dei token, riduco il peso di chain. E quindi può esserci una storia alternativa che, se un nodo continua a lavorare in maniera in un range errato, penalizzi anche gli innocenti. Esatto, praticamente rendo la loro storia più leggera e penalizzo anche gli altri. Allora, al posto di bruciarli, io li congelo. Diventano una specie di ammortamento, per cui quando poi un nodo ritorna nel range di operativo corretto, quindi rientra nei 120 slot, gli verranno ridati indietro, ovviamente in modo lento, ma come incentivo per estendere il network. Come funziona questa cosa? Come vi dicevo prima, c'è un nodo di main, che è quello che è entitled della stake, e ha un numero di overflow. Se un nodo di main ha raggiunto la possibilità di attivare 240, di avere 240 slot, se attiva un solo nodo di overflow, questo nodo di overflow avrà 240 slot. Quindi 120 andranno in penalità. Se invece lui aggiunge un altro nodo di overflow al suo pool, al suo cluster, questo avrà 120 più 120, quindi 240 slot disponibili, validi. In questo modo i gestori dei main riescono a sono incentivati a mantenere il numero dei ser e a mantenere il corretto numero di nodi nella chain. Quindi l'idea è appunto se un main, come dicevo prima, anche un main la stake può riceverla da persone che non conosce, chi partecipa al mining pool di, per esempio, Ethereum, chi si collega per esempio a Nanopool di Ethereum, Nanopool non conosce chi è che si collega, riceve passivamente una quantità di lavoro. Ecco, ed è la stessa cosa che succede ai main, loro ricevono passivamente una stake, non la gestiscono. E allora io non posso dare al main la possibilità di spostare le stake, sarebbe qualcosa di devastante. Che cosa faccio? Do al main la possibilità di estendere il suo network. Ed ecco perché servono gli indirizzi di overflow. Quindi la possibilità di aumentare il numero dei nodi fisici che ha disponibili. Questo era quello che dicevamo prima, per ogni blocco creato oltre il limite imposto, niente Coinbase, e se io creo un blocco oltre il limite e guadagno tipo 5 token, questi sono congelati per 2 slot corretti. Quindi dopo devo rientrare di 2 slot, quindi mano a mano che la funzione, se io sono fuori di 120 slot, creo 120 blocchi oltre il limite, ricevo 240 blocchi di penalizzazione, quindi per rientrare non dovrò minare 120 slot del limite, ma dovrò minare 240, quindi dovrò rientrare, se è un singolo nodo, per 2 epoch nei parametri corretti. Ora facciamo una breve simulazione su dati reali, scusate, ve li metto in versione un po' più... Supponiamo di avere una stake totale di 1.200.000 token, questo a livello dell'intera chain, perché bisogna vedere se questo meccanismo effettivamente funziona. Che cosa succede? Utilizzando con i parametri predefiniti, la stake minima di attivazione è di un nodo, è perché, come vi dicevo, c'è un range tra i 200 e i 400 nodi. Attiviamo con la stake minima, in questo caso diventa di 3.000 token, sotto i 3.000 token non si può diventare nodo di mining. La stake cosiddetta massima è un soft limit, nel senso che uno la può superare ed è per quello che ha più slot del dovuto, è di 6.000 token. Se un nodo ha più di 6.000 token assegnati va in penalità. Quindi gli slot minimi diventano 60 e gli slot massimi diventano 120. Ora partiamo all'esempio di due operatori sul network. Alice ha il suo main address. Sul suo main address sono associati
10 nodi di overflow, quindi 10 server fisici, e quindi la state di Alice verrà partizionata su 10 nodi. Ognuno dei nodi avrà 60 slot, quindi decisamente all'interno dei limiti di elaborazione. Alice ha una stake di 30.000, quindi ha diritto a 600 slot e quindi ogni nodo ha i suoi 60 slot. Passiamo invece a Mallory. Mallory decide di optare per una... decide di non spendere e di non mettere online i server necessari. Anche Mallory ha la stessa stake di Alice, solo che attiva un solo nodo. Quindi si troverà con un solo nodo, M1, con 600 slot assegnati. Quindi M1 potrà produrre 600 blocchi. Ora, facciamo un breve esempio. Questo è lo stato dell'epoca 15. Qui abbiamo il bilancio di Alice, il numero degli slot assegnati a Alice e la sua percentuale di controllo del network. Qui abbiamo parte nello stesso identico stato di Mallory, solo che Mallory, come dicevamo, ha un solo nodo attivo. E questo invece è onestante, la distribuzione, supponendo che il resto della rete si comporti onestamente, il resto della rete avrà esattamente 30.000 più 30.000, 60.000, quindi tolgo, scusatemi, 30.000, sì, 30.000, 30.000, 60.000, resteranno 1.140.000 token che si dividerà il resto della rete. Quindi abbiamo il 2,5% Alice, il 2,5% Mallory e il 95% al resto della rete. Quello che mi aspetto è che se tutti lavorassero correttamente, quindi se Mallory avesse assegnato anche lui a un numero tra 5 e 10 di nodi di overflow la sua stake, questo sarebbe il risultato. Aumentano il numero di token nella chain perché c'è la produzione relativa al Coinbase e la produzione relativa alle fee. In questo caso io ho 600 token di Coinbase e poi ho supposto di avere 5 token per ogni blocco generati dalle fee di transazione, la distribuzione relativamente omogenea, quindi io avrò 3.000 token che derivano dalle fee e 600 token che derivano dal Coinbase, per un premio totale di 3.600, quindi passo da 30.000 per Alice a 33.600. Se Mallory avesse lavorato correttamente, come vedete, tutti crescono allo stesso modo e quindi il controllo relativo del network resta identico. Però, come abbiamo visto, Mallory ha optato per risparmiare sui server e quindi incappa nelle penalità. Incappando nelle penalità, che cosa succede? Che viene premiato molto di meno. Perché di 600 token di Coinbase avrebbe potuto accedere, riceve solo 120. I restanti token vengono distrutti, non vengono generati perché sono in slot over the limit. Per quanto riguarda invece la parte di fee di transazione, 2400 token al posto dei 3.000 che avrebbe raccolto come fee, 2.400 vengono congelati e quindi non li riceve. E quello che succede è questo, che all'evaluation point successivo lui si trova che mentre Alice ha 33.600 token e il resto della rete, come vedete, mantiene la stessa identica tasso di crescita, lui cresce molto meno e perde l'8% degli slot, perde l'8,33% degli slot assegnati e quindi perde il suo controllo della rete, passa da 2,5 a 2,29. Quindi in un'unica epoca ha perso l'8,33% del potere di calcolo di lavorare sul network. Quindi capite che restare in condizione di non rispettare le regole di chain, che cosa porta? Porta non al fatto che vi viene tolto qualcosa, ma porta a un soffocamento perché il resto della chain cresce più velocemente di voi e quindi il controllo relativo del resto della chain, vedete che passa dal 95 al 90,20, cresce più velocemente e in pratica voi finite cancellati. Mano a mano che si va avanti,
vengono persi gli slot e quindi non, il suo potere di controllo sulla rete scende. Passiamo ora a... questo è come funziona il meccanismo. È parecchio punitivo se si resta fuori molto a lungo, quindi come Mallory, che era rimasto fuori di 500... su 120, di 400, di più di 400 slot. Se invece resto fuori di uno slot, il meccanismo non è molto punitivo. Nell'epoca successiva quello slot mi viene praticamente ridato indietro, quindi è punitivo solo nei casi di un comportamento volutamente malevolo. Passiamo ora a vedere una visualizzazione della chain. Questa è una visualizzazione di una blockchain ideale. Ogni blocco è generato, quindi l'epoch 13 slot 23, l'epoch 13 slot 24, e ogni blocco è connesso al precedente, quindi io ho un oggetto continuo. Questa condizione non si verifica praticamente mai, se non in condizioni di laboratorio. Generalmente io ottengo, ho un problema di fork. Come faccio a risolvere il problema di fork? Il problema di fork è quando ho due versioni alternative della storia. Devo per prima cosa definire un parametro di scelta. Come faccio a scegliere qual è la versione della storia che voglio tenere? E questo lo mutuiamo dalla proof of work, nel senso, nella proof of work la catena più lunga è quella con la maggiore quantità di lavoro dietro, e quindi è quella che io vado a estendere, perché è quella che viene più probabilmente scelta. Nella proof of stake io faccio questa scelta. Come abbiamo visto prima, all'inizio dell'epoca c'erano 1.200.000 token at stake. Se io genero tutti gli slot, io che cosa faccio? Prendo 1.200.000, lo divido per 24.000, in questo perché è il numero degli slot, e ottengo il peso di ogni singolo blocco. Ogni volta che io aggiungo un blocco, lo concateno, questo va ad aumentare il peso della chain in base alla stake che avevo messo, che avevo dichiarato all'inizio dell'epoca. Quando un blocco manca, questo non aggiunge peso alla chain. Quindi se io, essendo che gli slot sono assegnati a priori ai nodi, cioè lo slot 13 dell'epoca 14 è assegnato ad Alice e solo Alice può produrre un blocco per quello slot, se Alice decidesse di creare una chain a parte, la potrebbe creare solamente negli slot assegnati, e quindi creerebbe una chain con tantissimi vuoti perché gli altri non partecipano alla sua chain, e quindi una chain con un numero di blocchi inferiore, siccome ogni blocco ha un peso inferiore. È molto semplice come idea di base. Quindi io che cos'ho? Stake totale, numero degli slot, e ottengo il peso di uno slot. Questa è la regola per ottenere il peso di un singolo slot in ogni epoca. Come dicevamo prima, la stake varia alla fine di ogni epoca perché ci sono i Coinbase, ci sono le fee, ci sono account che fanno puntate e li tolgono. Quindi in ogni epoca io rivaluto la stake totale e calcolo il mio peso di blocco. Sì. Qui vediamo alcuni esempi di ecco, quello che succede in questo caso: i blocchi skippati, quando blocchi creati in maniera non corretta, che cosa succede? Perché io non submetto blocchi non corretti? I blocchi non corretti non li posso submettare perché l'invio di un blocco non corretto, il blocco viene rifiutato, quindi io non prendo il Coinbase, la stake, le fee, praticamente non prendo tutto ciò che c'è associato a questo blocco, e mi succede come Mallory, cioè il mio potere di lavoro scende per il calcolo dell'epoca successiva. Poi, questo invece è il caso di fork. In questo caso, se un gruppo di nodi resta isolato, in pratica il gruppo di nodi più grande è quello che darà origine alla storia certa. Quindi se io ho un gruppo di 150 nodi, mettiamoli omogeneamente divisi, è un gruppo di 50 perché c'è uno split di rete, ovviamente il gruppo di 50 dove potrà genererà i blocchi. Ma nel momento in cui lo split di rete si ricongiunge, la storia del gruppo dei 50 viene scartata. La cosa carina di questo protocollo è che, sapendo a priori chi mina, dove, quando, con quale stake, io posso accorgermi se sono in una storia leggera, cioè una storia che ha meno del 50%, che raggiungerà meno del 50% della stake totale, e quindi mi permette di valutare se sono in un fork
Corretto, quindi continuano ad aggiungermi blocchi e supero il 50% dei blocchi generati, o in un fork scorretto, dove invece ho una blockchain più leggera. Siamo quasi alla fine. Qual è stato tutto il lavoro dietro a questa prova? Qui l'ho veramente semplificata tantissimo, però l'idea qual è stata? Che tutti i calcoli, tutto questo tipo di questo sistema può essere messo in piedi, gestito in maniera greedy, quindi con calcoli eseguiti localmente. E perché, come capite bene, i blocchi, i nodi hanno pochissimo tempo, hanno una finestra di 10 secondi per generare un blocco su 30, hanno 10 per ricevere il blocco precedente, 10 per generare un blocco e 10 per trasmettere il loro blocco. E hanno tutto l'interesse a seguire questa scansione temporale, perché se non lo fanno in tempo, il successore non includerà il loro blocco. Questo vuol dire che tutti i calcoli devono essere eseguiti localmente, devono avere una complessità limitata, devo poter limitare il numero, ecco, quindi calcolare in modo indipendente il prossimo stato, perché in 10 secondi io non posso raggiungere un consenso consultando 400 nodi su una rete reale. E in più il livello di sicurezza della chain, ecco, una delle cose raggiunte, è finché il 50% più 1 della stake è su nodi onesti nel senso che rispettano le regole di protocollo, questi possono sempre rifiutarsi di accettare la versione disonesta. Infine, il numero di messaggi. Come fanno i nodi a coordinarsi? In questo tipo di protocollo io non per poter decidere il prossimo blocco da inviare ho bisogno delle transazioni. Quindi se io ho una transazione e un network di 400 nodi, manderò 400 messaggi, uno per ogni nodo, per metterli a disposizione della transazione. Questo poi dipende se la userà o meno. E poi ho i blocchi. Ogni volta che io genero un blocco, ho 390, su 400 nodi, 399 messaggi per diffonderlo. Quindi è lineare nel numero dei blocchi, del numero dei nodi del network, la diffusione. Quando io ho l'elenco dei blocchi, che cosa faccio? Semplicemente guardo i blocchi precedenti, in base ai blocchi precedenti calcolo il mio stato interno e in base al mio stato interno, se sono entitled come miner, decido se posso accettare o meno una transazione. In pratica riesco a fare tutti i calcoli in maniera locale senza consultare gli altri nodi. Però il mio interesse è comunque di far conoscere tutto agli altri nodi e quindi di fare in modo che, per esempio, mandare il mio blocco a chi minerà effettivamente quello successivo, in modo che lo includa come precedentemente, che lo includa in maniera più sicura. E quindi il mio interesse è tutto nel velocizzare il network, nel minimizzare il numero dei messaggi. Ecco. E con questo dovremmo aver raggiunto un protocollo che ha delle caratteristiche simili alla Proof of Work. Ci sono parecchi dettagli che sono estremamente importanti nella gestione di questo protocollo, sono stati tralasciati, quindi se poi avete domande vi ringrazio. Il tempo per una domanda. Roberto. Vai. Come si fa a capire se ci sono veramente nodi overflow e non c'è magari un singolo nodo fisico che fa finta di essere tanti overflow? Allora, c'è sempre la possibilità che qualcuno simuli più nodi di overflow, quello non si scappa. Il fatto è che dovrebbe essere intanto una macchina estremamente performante per rispondere su ognuno, perché i requisiti temporali sono veramente stringenti. Questa chain ha un throughput di 10.000 transazioni ogni 30 secondi, il prototipo attuale ne raggiunge le 13.000, ma è cappato a 10.000. E non avere un secondo, avere un secondo nodo richiede praticamente più lavoro simulare di creare un secondo nodo che non effettivamente metterlo in piedi, anche a livello di costi, perché un nodo ha tipo un costo di $5 al mese su AWS. Sviluppare un software che simuli nodi è quasi più complesso che non creare un nuovo nodo, ma comunque sì, non c'è, è una, la possibilità che un nodo si sostituisca a un altro c'è sempre, se uno ha abbastanza perché se una manivola ha abbastanza stake, questa cosa io non la posso, può creare un nodo che cambia l'identità.
No, perché nell'attacco visto prima c'era Mallory che usava solo un overflow facendo... Esatto, insomma, esatto. E veniva penalizzato. E veniva penalizzato, esatto, perché lì deve almeno dichiarare un numero di nodi, deve dichiarare di almeno simulare di averne di più. C'è un motivo però anche per cui deve comunque... Il fatto che simuli di averne di più è comunque meno peggio che non ne dichiari di meno, perché... a livello di costruzione dei blocchi c'è introdotto un algoritmo di forward security che prevede la distruzione delle chiavi, la pubblicazione delle chiavi in un blocco, le chiavi dei blocchi successivi e la distruzione delle chiavi. Poi il numero delle firme crittografiche coinvolte aumenta e quindi anche la compromissione di una sola delle chiavi degli overflow non mi compromette gli altri gruppi di nodi. Poi sì, ovviamente è sempre un comportamento negativo e c'è un limite a quello che si può controllare a priori. Grazie. Ok, grazie ancora. Quindi è finita anche questa sessione della Decifris a Tesis, segnali locali della Decifris. Per chi è arrivato dopo, Michele Lia, presidente della Decifris, ha avuto due parole, credo. Due cose. Primo, mi scuso con lo speaker, ma dovevo parlare con Edo e allora ho dovuto lasciare. Grazie. Mi fa sempre piacere venire a Trento, ormai sono tanti anni che vengo a Trento, no? Nice. Noi siamo contenti di averti. No, quindi l'ospitalità è sempre molto acquisita, l'uditorio, spero di quelli che hanno sentito a Corrigotino che non si siano annoiati troppo con le mie recuperazioni. Vabbè, questo era per me l'impressione. Secondo, invece parlo come acting president della Decifris. Io spero che questa iniziativa, che è nata da un'idea, per quello che ne so io, di Max, e che sembra stia andando molto bene, prosegue. In effetti abbiamo sentito questa idea, sono partita l'idea di questi seminari, e questo è il quinto, sesto, non mi ricordo. Forse no, almeno il sesto. Solo a Trento, almeno quelli a Trento, poi ci sono quelli a Roma. Quindi è diventata un'iniziativa nazionale, ci sono i seminari di Decifris a Tesis a Trento, Augusta Taurinon a Torino, Scuola Latina a Roma e così via. Primo, creano una rete e offrono delle possibilità di essere conosciuti da tutti. E non solo, ma anche di creare un ambiente, cioè la cosa più difficile, parlando questa volta invece da vecchio, quando io ero giovane non c'erano queste opportunità, non c'erano questi motivi di incontro oltre al locale, a parte che localmente non c'era quasi niente, si faceva un seminario all'anno e quando poi ancora, ma non tutti, solo qualcuno ne faceva, non c'era questa abitudine e quindi l'idea di creare una scuola, quella che sta nascendo, quella che ormai è una realtà qui a Trento, questa è estremamente, estremamente positiva. Io spero che l'idea di Decifris favorisca e potenzi questa possibilità. La crittografia è chiudo, non dico, ma è la vita di tutta la società nei prossimi 50 anni garantito. Cioè, ormai senza crittografia, le sue applicazioni di vario genere, di qualunque tipo, questa società non può più vivere. Cioè, non è più pensabile una società senza crittografia. Se crittografia diventerà una disciplina, piaccia o non piaccia, dominante, tra virgolette, dominante nel senso che diventa come una disciplina di base, come nei tempi era importante fisica, chimica o analisi matematica 1. No? E la crittografia diventerà quello nella società di domani. Non c'è proprio scampo da questo. Qualunque sia, monete elettroniche, calcoli distribuiti, tutto quello che si vuole. Quindi
il futuro è sicuramente lì, il fatto che ci sia una scuola, che uno appartenga a una scuola, che possa sentire tante voci, perché questo anche, no? Cioè non solo uno che parla, arriva uno patito come me solo di teoria dei numeri, parla solo di quello, ma invece qui si sente tutto e questo è l'aspetto culturale importantissimo. E con questo vi faccio i miei migliori auguri. Grazie.